Grazie Stefano, grazie Presidente. Presidente dell'ISPRA e primo Presidente Stefano Laporta, diciamo in pienezza di mandato, perché poi c'è stato Bernardo De Bernardini, però diciamo in uscita, è il primo Presidente con una pienezza di mandato davanti a sé del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. Questo è un fatto importante perché la legge 132 del 2016, che è lo scenario in cui si iscrive l'esistenza di questo sistema, è una legge importante, che ha profondamente innovato l'assetto del sistema in controlli ambientali in questo paese. Una legge che ci sono volute 3 legislature a farla, a portarla a casa, quindi con un lavoro parlamentare molto importante, di iniziativa parlamentare, sostenuta naturalmente dal governo. Una legge nata come pensiero anche dentro le agenzie ambientali, anche dentro le agenzie ambientali. C'era un direttore generale illuminato a quell'epoca in Alpe Emilia Romagna che tra i primi colleghi ha cominciato a pensare questa innovazione. Poi peraltro se ne sono fatti carico, in particolare questo direttore generale illuminato, che è il presidente Bratti, che poi concluderà i lavori, se ne sono fatti carico in Parlamento per concludere. Ed è stata voluta fortemente anche da alcuni stakeholder e da parte dell'opinione pubblica, di chi ragiona sui temi ambientali, perché questo va riconosciuto anche come elemento di innovazione voluto e condiviso non soltanto dai pezzi istituzionali di chi lavora nella protezione ambientale, ma anche da chi è come dire. Questo cos'è il telefonino? Qua non il mio non prende la Il linea, mio non quindi non prende. so. Boh. È morto? Bene. Allora, io ho fatto un intervento simile a questo 2 anni fa. Aveva lo stesso titolo, il ruolo e il contributo delle Lo agenzie. ripeti. Quindi lo ripeto, provando a dire quali sono le differenze, perché alcune differenze positive mi pare in particolare di poter dire ci sono. E utilizzo per fare questo alcune slide, ma non Però so chi sia, noi qui non siamo. i telefoni non funzionano, quindi Noi. se tu lo metti più lontano. Sì, proprio spento. Io spento, più di così non so che fare. Perfetto, grazie mille. Hola. Benissimo. Allora, le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente condividono con ISPRA, nella logica del sistema che abbiamo appena ricordato, quindi quella della legge 132, questo ruolo di raccolta dei dati e di informazione ambientale. La legge 132, vorrei ricordarlo, è importante perché ha definito con chiarezza quali sono le funzioni di questo sistema, ha definito la logica del sistema, l'idea che le agenzie e l'ISPRA lavorano in rete per attività e per misure, ha definito il concetto che esiste un livello essenziale di protezione tecnica ambientale del paese, comune a tutto il territorio nazionale, ha definito l'applicazione del principio chi inquina paga e ha definito un principio che non era scontato, anzi non era affatto fino alla produzione della legge 132, che l'informazione ufficiale ambientale del paese è quella prodotta da questo sistema. Quindi questi rapporti, che è vero, siamo alla ennesima edizione, dopo la 132 hanno un valore e un significato differente. Non sono un'analisi statistica come viene prodotta dall'Istat o da Legambiente o da una fondazione che si occupa delle tematiche specifiche. Sono il dato di riferimento ufficiale del Paese per quanto riguarda la definizione delle policy, la gestione dei problemi, l'individuazione di soluzioni. E a questo tipo di risultato, si arriva attraverso un grande lavoro. Un lavoro che è sempre perfettibile, ma che mi piace ricordare anche nei numeri. Questo sistema nazionale è fatto di 10.000 persone che stanno in 216 su tutto il territorio nazionale, che lavorano circa alcune centinaia di migliaia di campioni all'anno, che fanno misure analitiche
superiori ai 10 milioni all'anno, quindi un grande lavoro, un grande lavoro. In particolare le agenzie sul livello territoriale hanno un ruolo importante che è quello di connessione tra i diversi operatori del sistema di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti. In questo contesto le sezioni regionali del catasto possono stabilire e sviluppare un dialogo costante e continuo con gli enti territoriali e con i gestori, comprendendo le dinamiche, riuscendo a contestualizzare il significato dei dati in un contesto territoriale concreto e specifico, supportando i sistemi di conoscenza e di pianificazione a diversi livelli. In realtà la legge 132 nasce, come sapete, con un'esigenza di omogeneizzazione e rispetto a due anni fa, l'intervento che feci due anni fa, in cui avevo sottolineato il fatto come questa omogeneizzazione fosse ancora molto lontana, alcuni elementi di positività ci sono. È vero che ancora oggi le sezioni regionali dei catasti espletano le loro funzioni in maniera diversificata a seconda della regione di riferimento. Ma vi è un progressivo allineamento in maniera sempre più decisa, sia dal punto di vista della raccolta dei dati, delle modalità di registrazione, di gestione, di interpretazione, di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata. Non banale il fatto che ha ricordato il Presidente in apertura del decreto ministeriale del 2016. Lo specifico della forza lavoro delle agenzie in questo settore oggi è di circa 80 persone dedicate a tempo pieno, quindi un pezzettino rilevante, ma lo confrontiamo con i 10.000 operatori. Questo è un tema di riflessione organizzativa, credo anche per Ispra, ne abbiamo parlato alcune volte, no? Cioè il fatto che ci sono alcune aree di lavoro che devono essere presidiate con attenzione. Un lavoro importante che è stato fatto nelle agenzie è questo sistema di raccolta dei dati Orso. È un applicativo sviluppato all'interno del mondo delle ARPA, accessibile via web attraverso diversi browser che vedete sotto, che viene oggi utilizzato da molte agenzie per la raccolta dei dati. Questo è uno strumento di allineamento dell'informazione, della sua modalità di raccolta e gestione importante. Le agenzie regionali che lo utilizzano oggi sono quelle che vedete in questa chart, quindi Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Valle d'Aosta, Abruzzo, Lazio, Veneto, Umbria, Emilia Romagna e poi abbiamo la Basilicata e la Liguria. Su questa mappa, che rappresenta le regioni italiane che attraverso ARPA o attraverso altri soggetti utilizzano Orso, vedete, per come potete leggere da lontano, poi comunque il materiale è disponibile, alcuni dati su quello che è la copertura del territorio nazionale in termini di comuni, di popolazione e di impianti che si riesce a realizzare attraverso Orso. Quindi diciamo che circa 42 milioni di i rifiuti prodotti da circa 42 milioni di abitanti in 5.000 comuni circa del paese, intorno al 70%, vengono rilevati attraverso questo applicativo e circa 4.500 impianti di gestione dei rifiuti sono gestiti attraverso questo applicativo dal punto di vista della raccolta delle informazioni. Credo che valga la pena di dire anche che questa esperienza mette in evidenza la capacità del sistema delle agenzie di fare sinergie e quindi costituisce un esempio interessante anche dal punto di vista del fatto che non solo sui rifiuti ma su tutti i dati ambientali raccolti la nuova riforma delle ARPA definisce, rafforza il concetto di Sistema Informativo Nazionale per l'Ambiente, il SINA, quindi costituito da sezioni regionali, da punti focali regionali e questa è una delle prospettive di lavoro forse più complesse, più sfidanti che oggi abbiamo di fronte come Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Ci stiamo peraltro dando un'organizzazione dei lavori che ha focus specifici e questo è uno dei focus principali, uno dei tavoli di lavoro più importanti che abbiamo. L'ultima chart che vi propongo è questa e riguarda appunto il DM 26 maggio 2016.
la nota più critica che io avevo sollevato nel mio intervento di 2 anni fa era appunto questa, cioè che le differenze nella modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata da regione a regione fossero così importanti da rendere i dati paragonabili con difficoltà. In questo senso il DM 26 maggio 2016, che fornisce indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale della differenziata, è sicuramente un passo avanti molto importante. Vi ha spiegato la porta che il dato 2016 va raffrontato col dato 2015 con le pinze, perché è stato utilizzato una serie di metodologie differenti che necessitano di essere conosciute e comprese per poter fare un confronto corretto. Ma certamente è un fatto importante. Cioè adesso in questo rapporto, che è un rapporto di sistema, il dato viene utilizzato avendo a riferimento questa base comune, la linea guida applicativa che ne è conseguita. Bisogna tenere a mente che il dato 2015 verrà affrontato con questa cautela, e un altro caveat va tenuto a mente: è possibile che dati a livello regionale prodotti dalle regioni o da operatori regionali non siano ancora coerenti. Questo perché il DM del 2016 lascia margini di interpretazione e di libertà e gradi di libertà alle regioni in merito al recepimento pieno dei suoi contenuti. Quindi è possibile che rimanga sul nostro territorio una difformità di calcolo in alcuni contesti. Certo è che abbiamo posto le condizioni, credo, con questo decreto, con l'applicazione delle linee guida, con la redazione di questo rapporto e soprattutto con la formazione del principio che è il dato prodotto del sistema, l'informazione ambientale ufficiale rilevante, abbiamo posto le condizioni per superare, io spero in maniera compiuta e definitiva, quelli che sono i margini di incertezza che abbiamo avuto negli anni scorsi. Come dire, il rapporto è molto interessante per i suoi contenuti. I punti salienti sono stati evidenziati, mi sembra, in maniera più che appropriata dal Presidente Laporta. Abbiamo ben chiaro il lavoro da fare, abbiamo una grande capacità organizzativa di risorse, di strutture e di impegno dedicato e ascoltiamo naturalmente i suggerimenti che poi verranno anche dalla tavola rotonda. Vi ringrazio e buon lavoro.